Oshageil è rimasto bello pieno e condannato. È arrivata la conferma ieri, 16 ottobre 2020, venerdì, e la madre della povera Pamela ha aggiunto dicendo: giustizia è fatta. Confermata dunque ad Ancona, nel tribunale di Ancona, nella regione Marche, della Corte d'Assise d'Appello, la condanna nei confronti di costui, quest'uomo di 32 anni di età, pusher di nazionalità nigeriana, per l'omicidio della povera Pamela, che aveva solo 18 anni di età, fatta fuori e a pezzi il 30 gennaio del 2018 a Macerata, nelle Marche. Le accuse sarebbero di omicidio volontario aggravato della violenza sessuale, il vilipendio, la distruzione e addirittura l'occultamento di cadaveri. Insomma, accuse pesanti, accuse gravissime. La madre di Pamela, la signora Alessandra, è scoppiata in un pianto devastante, un pianto a dirotto dopo il verdetto, dopo la lettura della sentenza. Oshageil ha lasciato l'aula andando a protestare e avrebbe urlato: italiani non sono stato io. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, gentili utenti di YouTube. Fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale e commentate. Questo video non vuole ledere la privacy di Oshageil, di Pamela Mastropietro, ma solo informare eventuali persone di ciò che sarebbe accaduto di recente. E oggi è il 17 ottobre del 2020. Un saluto caro e sentita vicinanza alla madre della povera Pamela.